abbiamo visto l'altra volta le relazioni interne e le proprietà delle relazioni interne. La relazione interna può essere riflessiva, anche riflessiva se tutti gli elementi dell'insieme stanno in relazione con se stessi, simmetrica se ho un elemento che sta in relazione con un altro, allora vale anche l'inverso, il secondo elemento sta in relazione con il primo. Antiriflessiva, se il fatto che un primo elemento sta in relazione con il secondo implica che il secondo non sta in relazione con il primo. Ok? E transitiva, abbiamo visto, se non sbaglio. D'accordo? Quindi abbiamo alcuni, almeno un paio di esercizi per il titolo. Prendiamo per esempio di avere l'insieme delle squadre di calcio. Del campionato italiano. E la relazione sta in relazione con Y se e solo se X ha vinto più campionati o studenti, se volete, con X e Y che appartenenti alla. Questa è una relazione interna. Ah, non vi ho detto, ma insomma è ovvio. Solo le relazioni che sono interne possono essere riflessive, simmetriche, antisimmetriche e transitive. La relazione che non è esterna, non, generalmente non ha queste proprietà. Questa relazione è interna? Sì. Sì, perché coinvolge elementi che appartengono allo stesso insieme, che è definita in A. Ok? È riflessiva? No. No. Perché? Perché Y ha vinto meno campionati. Perché se X e Y sono la stessa squadra, non può funzionare che X ha vinto più campionati di X. Ha vinto lo stesso numero, non di più. Quindi non è riflessiva. È riflessiva. Sì. Certo. Fatemi scrivere. Quella di prima è antiriflessiva, perché qualunque elemento in A lo prenda, X non sta in relazione con se stesso. Non importa quale squadra considero, nessuna squadra ha vinto più campionati di se stessa. Quindi è antiriflessiva. Poi, è simmetrica? No. No. Perché? Perché Y ha vinto meno campionati. Se X ha vinto più campionati di Y, non è vero che Y ha vinto più campionati di X, anzi è vero il contrario. Quindi, ogni volta che X sta in relazione con Y e X e Y sono diverse, cioè questo implica che Y non sta in relazione con X. Quando questo succede la relazione si chiama antisimmetrica. Perché X in relazione con Y implica che Y non sta in relazione con Y. C'è ancora una proprietà da vedere. Se prendiamo X, Y e Z
tre squadre di calcio e X ha vinto più campionati di Y e X ha vinto più campionati di Z. È vero che X ha vinto più campionati di Z? Sì. Certo. Quindi? È transitivo. È transitivo. Una relazione interna che sia antisimmetrica e transitiva prende un nome speciale, si chiama relazione d'ordine o ordinamento. Questa relazione è una relazione d'ordine perché è antisimmetrica ed è transitiva. Cosa c'è sotto? Beh, le relazioni d'ordine sono un criterio importante perché in un insieme consentono di mettere in risalto ciò che diversifica gli elementi dell'insieme, permette di ordinarli. C'è un'attività della mente, umana molto spesso. Devo confrontare in diversi, prego. La relazione d'ordine mi consente di stabilire un ordinamento. Ok? Se posso cambiare pagina? All'interno delle relazioni d'ordine la relazione sia anche riflessiva. Se lo è, dico che ho un ordinamento in senso ampio, o lato, o lasco, diversi testi usano cose diverse. Se invece la relazione è antiriflessiva, come quella di prima, l'ordinamento è in senso stretto. È un ordinamento, affinché sia un ordinamento, è sufficiente che sia antisimmetrica e transitiva. Poi può succedere che la relazione sia anche riflessiva, dopo ne vedremo qualche esempio. In quel caso è un ordinamento in senso ampio, lato. Quella di prima invece, la squadra X ha vinto più campionati di Y, è un ordinamento stretto. Ok? E quindi? Poiché, perché? Perché non è riflessivo, è antiriflessivo. Dopodiché, un'altra caratteristica che distingue ordinamenti diversi, l'ordinamento può essere totale o parziale. Questo è un altro criterio importante. Se
posso dire che in un insieme ho definito una relazione che ha un ordinamento totale se qualunque coppia di x nel mio parella con x diverso da y, allora succede che o x sta in relazione con y o y sta in relazione con x. Una delle due è vera, l'altra è falsa. E viceversa. Ok? Se è vera questa e falsa questa, e viceversa. Cioè posso ordinare tutte le coppie. Allora l'ordinamento è totale. Nel nostro caso lo è. La relazione dentro squadre di calcio, la squadra X ha vinto più scudetti o più campionati di Y, è un ordinamento totale o no? Questa domanda è difficile. Per rispondere a questo tipo di domanda, di solito è utile immaginare di fare una lista. E supponete di ordinare l'elenco delle squadre a seconda di quanti campionati hanno vinto, c'è chi ha vinto 0 campionati, chi ne ha vinto 1, chi ne ha vinto 2, eccetera. Se metto il mio elenco, se applico questo criterio all'insieme delle squadre, posso sempre trovare tra due squadre chi viene prima nell'elenco e chi viene dopo? No, perché ci possono essere tre squadre che hanno vinto lo stesso numero di campionati e di quelle non posso dire chi viene prima e chi viene dopo, pur essendo due squadre diverse. Ergo, l'ordinamento non è totale. Se prendo le squadre A e B e C, queste cambiano allo stesso posto. È falso sia che A sta in relazione con B, sia che B sta in relazione con A. Quindi l'ordinamento non è totale. Ok? È un ordinamento, nel caso di prima, in senso stretto, perché è antiriflessivo, ma parziale. Perché più squadre diverse possono aver vinto lo stesso numero di campionati o di scudetti, che dir si voglia. Ok? Ci possono essere in un campionato due squadre diverse che hanno vinto due volte lo scudetto? Certo che ci possono essere. Chi delle due viene prima nell'ordinamento? Non potete dirlo, perché hanno vinto lo stesso numero di scudetti, quindi nella nostra classifica stanno allo stesso livello, quindi non posso ordinarle. L'ordinamento è parziale. Posso ordinare una squadra che ne ha vinto una rispetto a chi ne ha vinto due, questo sì posso farlo, ma non posso farlo per tutte le squadre. Ciccia. Non è totale. Altro esempio, forse questo è più illuminante, anche se coinvolge i numeri non volevo arrivarci proprio. Supponete che A sia l'insieme di numeri naturali tolto lo 0. Le prendete questa relazione, x sta in relazione con y, se e solo se x è multiplo di y. Ok? Multiplo di x e multiplo di y significa dire che esiste un numero naturale tale che y per questo numero fa x. Oppure x diviso y è 0.
questa relazione che proprietà ha? È riflessiva? Certo, ogni numero è multiplo di se stesso, come ha detto lo zero, ricordate. 2 diviso 2 resta 0, 3 diviso 3 resta 0, via dicendo. È simmetrica? No. Se x e y sono diversi e x è multiplo di y, è falso che y è multiplo di x. Quindi è antiriflessiva, è antisimmetrica, pardon. Perché se x è diverso da y e x sta in relazione con y, allora y non sta in relazione con x. È transitiva. Sì, no, non so. Transitiva se il fatto che x sta in relazione con y e x non sta in relazione con z implica che x sta in relazione con z. Ma se x sta in relazione con y, cioè se x è multiplo di y, questo significa che esiste n naturale tale che x è uguale a n volte y. Se no non sarebbero multipli. Se y non sta in relazione con z, significa che esiste m naturale, tale che y è m volte z. Sì. Y è multiplo di z, secondo un coefficiente n. Ma se valgono questa proprietà e questa, x è uguale a n volte y, che è uguale a n volte m volte z. E questo è naturale. Due numeri naturali danno come prodotto un naturale. Ergo, x sta in relazione con z e la relazione è transitiva. Quindi è una relazione d'ordine. È una relazione d'ordine. Che tipo di relazione d'ordine? Ampio. Ampio perché? Perché è riflessiva. È riflessiva. Totale o parziale? Quindi se io ti dico di prendere 3 e 6, tu stai dimmi se 3 sta in relazione con 6 oppure se 6 sta in relazione con 3. Giusto? Quale delle due è vero? Il primo è multiplo del secondo. È vero la seconda. Prendi 5 e 7. Sono diversi. Dimmi quale delle due è vera. Sono false entrambe. Ergo l'ordinamento è parziale. Non sei in grado di ordinare i 5 e 7. Nessuno dei due è l'unico dell'altro, ciccia. Non tutti gli ordinamenti escono totali.
come diciamo. Essere multiplo di è un ordinamento ampio parziale, che esistono coppie di numeri diversi, nessuno dei due è multiplo dell'altro. Questa è un'anticipazione, ma la facciamo lo stesso. Altro esempio. A è l'insieme dei numeri naturali, 0 e 5. E x sta in relazione con y, che è solo se x è più piccolo di y. Nella lista dei naturali x precede y. Questo simbolo si legge minore. Ok? Questa relazione interna, che proprietà ha? È anche riflessiva. Perché nessun numero è minore di se stesso. Qualunque sia il numero naturale che io prendo, x non sta in relazione con x. Poi? È antisimmetrica. Antisimmetrica. Se x è diverso da y e x sta in relazione con y, è falso che y sta in relazione con y. È antisimmetrica. Ed è anche transitiva. Perché se x è maggiore, scusate, minore di y e y è minore di z, anche x è minore di z. È transitiva. Quindi che tipo di ordinamento è? Ampio o stretta? Stretta. Stretta, perché è anche riflessiva. Totale o parziale? Totale. Totale. Qui qualunque coppia di naturali io prenda, diversi tra loro, o il primo è più piccolo del secondo, o il secondo è più piccolo del primo. Non può essere, non uscite mai, che non sono confrontabili. Questo significato della frase, l'insieme dei numeri naturali è totalmente ordinato. Posso costruire al suo interno una relazione interna che sia un ordinamento totale. Non ci sono coppie di numeri naturali diversi che non siano confrontabili. Comunque li prendiate, siete sempre in grado di stabilire se il primo sta in relazione col secondo o il secondo col primo. Una delle due funziona e l'altra no. Allora è totalmente ordinato. Ok? Tutto chiaro? Fatemi un esempio di relazione d'ordine diverso da questi. Riassumo quello di prima, relazione di stretto e totale. Insieme dei numeri naturali è totalmente ordinato. Fatemi un esempio di relazione d'ordine. Non importa se totale, parziale, stretto o largo, basta che siano ordinati.
questo è un insieme, non è una relazione. Per dare una relazione devo dire tre cose. Una sola non basta. Se dico l'alfabeto, questa non è una relazione, è un insieme. Suppongo che sia un insieme delle lettere che tu voglia dire. Allora, i due insiemi in cui costruisco una relazione sono le lettere dell'alfabeto. Che relazione introduco? La posizione. Cioè, se uno sta in alto, in basso, se lo metto il capovolto. No, se non mi metto una parola. Allora sono due insiemi. In una classe di studenti. Allora, finiamo il suo esempio. Nell'insieme delle lettere dell'alfabeto, che ordinamento posso inserire? Lui ce l'ha in testa, bisogna imparare a esplicitarlo, renderlo chiaro. È una relazione interna, cioè confronto lettere che vengono dallo stesso insieme. La prima lettera sta in relazione con la seconda se la precede secondo l'ordine alfabetico. L'alfabeto lo conoscete tutti, se la prima lettera precede la seconda stanno in relazione, se no no. Ok? Questa è una relazione d'ordine. Di che tipo? Stretto o ampio? È riflessiva o no? O è antiriflessiva? È antiriflessiva, nessuna lettera precede se stessa. È antisimmetrica, perché se una lettera precede la seconda è falso che la seconda preceda la prima. Ed è transitiva. La prima precede la seconda precede la terza, la prima precede la terza. Ed è parziale o totale? È totale, totale. Se ho due lettere diverse sono certamente in grado di stabilire chi viene prima e chi viene dopo nell'ordinamento alfabetico. L'alfabeto è un insieme totalmente ordinato, guai se non fosse così. Quando definisco la relazione non devo dare solo l'insieme, devo dire anche come metto in relazione gli elementi dell'insieme, se no non ho completato l'esempio. Un altro esempio? In una classe di studenti x è più alto di x. Certo, nell'insieme degli studenti della classe lo studente x sta in relazione con y se x è più alto di y. Questo è un ordinamento perché è riflessivo o antiriflessivo? Antiriflessivo. È antiriflessiva, nessuno è più alto di se stesso. È antisimmetrica, perché sono due persone diverse, ok? Se il primo è più alto del secondo, automaticamente il secondo non è più alto del primo. Ed è transitiva. A è più alto di B, B è più alto di C, A è più alto di C. Totale o parziale? Parziale. Parziale? Dipende un po' dall'insieme, ma se sono due persone che hanno la stessa altezza, queste non sono confrontabili. Non posso dire chi sta in relazione con quale altro. Ergo, un ordinamento stretto, ma parziale. Prego? Ma poi ripete la differenza tra ordinamento ampio e stretto? Non ho capito, scusami. La differenza tra ordinamento ampio e stretto? Certo. Facciamo un passo indietro. La relazione si dice d'ordine se è interna ed è antisimmetrica e transitiva, allora un ordinamento. Poi può succedere che la relazione sia riflessiva, okay, oppure antiriflessiva. Se è riflessiva l'ordinamento è ampio, se invece è antiriflessiva l'ordinamento è stretto. Un esempio, se andiamo nell'esempio di prima, x minore di y, questo è un ordinamento stretto perché la relazione non è riflessiva, nessun numero è più piccolo di se stesso. Se questa la cambio leggermente, se ha sempre insieme numeri naturali e considero x in relazione con y, se x è minore o uguale a y, questo è un ordinamento
totale ma ampio, perché è riflessiva, perché ci ho messo dentro anche l'uguale. Se qui metto x, x è minore o uguale a x, perché c'è anche l'uguale, mi va bene sia che sia più piccolo sia che sia uguale, diventa riflessivo, ordinamento in senso ampio, ma comunque stretto, perché se ho due numeri diversi posso comunque dire chi precede l'altro. Più degli totali, non stretto. Questo puoi leggere da come x non è più grande di y. Minore, cioè non più grande di, significa che può essere uguale o più piccolo. Prendo l'esempio di studente della classe, lo studente x non è più alto di y. Allora x potrebbe essere più basso o alto come y. Ti va bene entrambe le opzioni. L'ordinamento in senso ampio, perché è riflessivo. Prego. Oh, grazie. Tutto chiaro? Altra domanda? Forse totale parziale. Diventa, l'ordinamento diventa parziale se in almeno un caso, prendiamo quelle condizioni della classe, ok? La relazione x è più alto di y. Andiamo a fare le misure e trovo che i due studenti hanno la stessa altezza. È falso sia che il primo è più alto del secondo, sia che il secondo è più alto del primo. Questi due elementi non sono confrontabili. Non posso dire chi viene prima e chi viene dopo nella mia lista. Sono nella stessa fascia, nello stesso scalino. Se li ordino per altezza, okay, i due stanno nello stesso punto. Pur essendo diversi, okay, non sono confrontabili. L'esatto contrario per quello totale? Quello totale invece in ogni caso, qualunque coppia io scelga, posso sempre dire che è più alto e che è più basso. Questo dipende ovviamente dall'insieme. Se nella classe non ci sono persone della stessa altezza, la stessa relazione diventa la relazione di ordine totale. Le relazioni non dipendono solo da questa frase, ma anche dall'insieme. Se cambio l'insieme, la relazione acquista proprietà diverse. Come nel caso dell'altra volta, se nel segno di numeri naturali metto lo 0 o non lo metto. Non è chiaro? No. Se due persone hanno la stessa altezza, anzi, facciamo così, organizziamo un torneo di carte, di briscola, ok? E decidiamo le partite, le squadre, eccetera, e poi alla fine vediamo chi ha vinto più partite. Supponiamo che tu e la tua vicina di posto abbiate vinto entrambi tre partite. Se vuoi mettere in ordine la classe a seconda di quante partite avete vinto, vieni prima tu o vieni prima lei? Quindi non siete confrontabili, l'ordinamento è parziale, non puoi stabilire chi dei due ha vinto più partite, ergo l'ordinamento è parziale. Se tu ne avessi vinte 3 e lei 4, allora sì, posso ordinarvi, ma se entrambi ne avete vinte 3 non c'è modo di stabilire chi dei due nella lista viene prima. Siete allo stesso livello, ergo l'ordinamento non è totale. Può essere stretto, può essere ampio, può essere tutto quello che vuoi, ma non è totale. Sono due elementi diversi che nessuno dei due precede o segue l'altro in questo schema, in questo ordinamento. Ok? Bene, sta per suonare, ci fermiamo qua.